Buonasera a tutti amici miei, Torino 0, Juventus 1, il derby della Mole va ai bianconeri che quindi tornano alla vittoria, derby deciso da Dusan Vlahovic che con questo gol realizza il suo sesto gol in questo campionato. Allora, partita devo dire non proprio entusiasmante, primo tempo da sonnecchiare. Secondo tempo un po' meglio, dove la Juve ha fatto una discreta prestazione, ha creato diversi presupposti per fare gol e alla fine ha anche meritato questa vittoria per quanto prodotto. Devo dire che in questa vittoria chiaramente vedo dei meriti della Juve, perché quando vinci comunque sia ci metti qualcosa di tuo. Ma d'altro canto vedo anche dei demeriti del Torino che con questa sconfitta conferma il suo momento no. Nelle ultime 5 partite ha avuto 4 sconfitte e un pareggio, tra l'altro con l'Empoli, gol al 90° di Lukic. E quindi è un Torino che francamente mi sta un po' sorprendendo in negativo perché reputo Juric un buon allenatore, però la sua squadra sta stentando parecchio. Oggi devo dire che tra l'altro ha pagato anche l'assenza di una prima punta perché Sanabria assente, Pellegrini non al meglio e quindi Juric ha giocato questa partita per 70 minuti senza prima punta ed è stata una cosa dannosa per il Torino che infatti arrivava negli ultimi 15-20 metri, ma era una manovra che non trovava sbocchi. Era un Torino molto molto spuntato che quindi ha faticato a creare occasioni. L'unica occasione l'ha avuta Vlasic nel secondo tempo, dove c'è stata la parata di Szczęsny, ma per il resto non ricordo altre parate del portiere polacco della Juventus. Una Juve che diciamo torna alla vittoria, lo fa in maniera meritata ed è comunque una vittoria che potrebbe dar fiducia, potrebbe dar morale, perché le vittorie sono l'unica medicina per tornare insomma a vincere, ecco, se tu vinci ti può dare nuova linfa, no? Nuova vita, la vittoria. È chiaro che questo dovrebbe essere soltanto un punto di partenza per la Juve, perché comunque non si può dimenticare la sconfitta contro il Maccabi Haifa di Champions, non si possono dimenticare tutti i risultati negativi che sono arrivati fino a questo momento, però è chiaro, la vittoria potrebbe sempre essere un punto di partenza. Migliore in campo, a mio modo di vedere, Vlahovic, non soltanto per il gol, che è stato anche uno dei suoi gol. Come diciamo sempre, Vlaovic è un attaccante d'area di rigore. Vlaovic non può fare il Morata, non può fare l'attaccante che gioca a 40 metri dalla porta. E infatti, lui quando è in area di rigore, ecco, ti fa quel gol da opportunista, perché è quello che sa fare. Poi ha anche un discreto bagaglio tecnico, sa fare anche determinate cose. Però se lo fai giocare a 40 metri dalla porta, cosa che tra l'altro ha fatto anche stasera, chiaramente gli vai a togliere il suo punto forte, cioè quello di stare in area di rigore e fare gol, perché quello deve essere il suo mestiere. Però insomma ha fatto bene anche il rifinitore stasera, ha fatto partire Kostic diverse volte sulla sinistra, ha innescato alcuni contropiedi, quindi sicuramente è stato il migliore in campo. Ma diciamo che è stata una Juve discreta, cioè oggi voto una Juve 6, 6 e mezzo, è stata una prestazione di questo livello ed è bastato contro un Torino che onestamente non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto per niente. Tanti errori individuali, soprattutto quel Rodriguez in difesa, veramente ha fatto più errori di un principiante. Veramente errori su errori. E poi, ripeto, l'attacco troppo spuntato. Sì, Radonjic provava a puntare l'uomo, ma poi arrivava sul fondo e non si riusciva a trovare la giocata vincente.
Vlasic ha fatto un tiro, ma poi anche lui molto fumo e niente arrosto. Miranchuk, idem con patate. Quindi un Toro sinceramente molto molto deludente quest'oggi, e questa vittoria della Juve onestamente va a smentire chi crede che la squadra giochi contro l'allenatore, perché se la squadra avesse giocato contro l'allenatore oggi la partita non l'avrebbe vinta. Se i giocatori sono contro l'allenatore, sul gol di Vlahovic non è che vanno tutti ad esultare, un'esultanza di gruppo, un'esultanza importante. Insomma, ecco, non c'è nessuna squadra in cui la Juve non è che gioca contro l'allenatore, è che onestamente fino a questo momento i risultati non sono stati soddisfacenti, semplicemente perché il gioco non c'era. Allegri ha palesato tutti i suoi limiti nell'allenare non una top squadra, che in questo momento non è a un livello top, quella è la verità. Poi l'abbiamo sempre detto, la Juve non sarà quella di qualche anno fa, ma non è nemmeno da settimo ottavo posto. Ecco, questo l'abbiamo sempre detto, quindi è normale che poi qualche vittoria la si deve fare. Però io penso che a lungo andare, se le prestazioni sono di questo livello, magari qualche punticino in più lo fai. Poi ripeto, non è stata una Juve grandiosa, però è stata una Juve che, diciamo, il 6,5 per questa prestazione sicuramente lo può strappare. Migliore in campo, l'abbiamo detto, Vlahovic, però secondo me è una squadra che manca troppo di qualità. Sinceramente Kostic stasera, nonostante abbia fatto una prova sufficiente, però mi aspettavo qualcosa in più da questo calciatore. Io lo ricordavo all'Eintracht Francoforte, un calciatore che saltasse l'uomo. Invece l'uomo magari lo può saltare in velocità, ma certamente non tecnicamente. È un giocatore di tanta quantità, ma non vedo tantissima qualità. Secondo me, per questa Juve, come ho detto in precedenza in qualche video passato, sarà fondamentale il ritorno di Chiesa. Pogba ormai, diciamo, non lo contiamo più di tanto, perché è un giocatore che sappiamo è più infortunato che disponibile, quindi non lo contiamo, perché il suo rientro e come rientra è tutto un punto interrogativo. Però penso che Chiesa in questa squadra dal mese di gennaio in poi potrebbe dare una grossa mano, potrebbe sicuramente dare una grossa mano, comunque con i suoi strappi, con la sua tecnica, con i suoi gol, con la sua assistenza soprattutto a Vlahovic. Insomma, Chiesa è un giocatore secondo me fondamentale, fondamentale per questa Juve. Va bene amici miei, io vi saluto, ci vediamo domani con una giornata molto intensa di calcio. Cercheremo di commentare tutte le partite, chiaramente in primis la nostra Inter, e quindi vi auguro un buon sabato sera. Torino 0, Juventus 1, il derby della Mole va ancora una volta alla Juventus, nonostante non stia attraversando un gran momento, ma dobbiamo dire che nemmeno il Torino sta attraversando un buon momento. E infatti ne è uscita fuori una partita poco poco spettacolare, questo va detto. Ciao, buona serata.